Rispetto a questa fotografia dell'esistente occorre volontà politica. Possiamo dire che per troppi casi abbiamo subito l'accelerazione della crisi. Occorre prevenire la crisi, occorre avere idee chiare in tema di sviluppo economico, cosa che attualmente la Giunta Rossi ancora non ha. L'ho detto chiaramente in aula, perché non possiamo subire certe crisi. Dobbiamo anticipare i provvedimenti che possono essere determinanti per evitare casi Beckert. Ecco. Per dire, il caso Beckert è un caso di globalizzazione selvaggia che si è tradotto in uno vero e proprio scippo dell'inventiva toscana, ci pone dei seri interrogativi. Cosa fa l'Europa? Perché soltanto la regione, soltanto lo Stato, di fronte a questi casi, possono oggettivamente fare poco. Noi ci domandiamo cosa fa l'Europa. Ecco, sentire il Presidente Rossi parlare di nuovo degli euroscettici ci stanca. Noi vogliamo portare veramente la discussione nelle sedi anche più centrali come l'Unione Europea, per dire. E questo è assolutamente importante per poter far sì che certi problemi come la crisi del lavoro possano essere affrontati nei modi più opportuni. La Regione sta facendo qualcosa, soprattutto incalzata dalle opposizioni. Abbiamo presentato tutta una serie di atti che potessero portare al centro il tema lavoro. Posso dire per quanto riguarda la del Tongo, la Cantarelli, per quanto riguarda la provincia di Arezzo, la BB, l'IVV, la stessa Beckert che ha, anche per quanto riguarda il mio territorio, un'incidenza notevole. Siamo seriamente preoccupati e continuiamo a lavorare con molta serietà. Il lavoro non è di destra o di sinistra, il lavoro è un diritto, il lavoro è di tutti.